14 novembre, Mestre, sciopero sociale europeo. Il corteo, formato da tantissimi studenti, lavoratori comunali e giovani precari, arriva a Loco, il laboratorio occupato contemporaneo in via Piave. Com'è andata la giornata di oggi? Allora, oggi per noi studenti del coordinamento è stata una grande giornata di mobilitazione, perché fin dalla mattina, dai cortei spontanei che sono partiti dalle scuole, ci siamo raggruppati in molti, abbiamo raggiunto il concentramento davanti al municipio e da lì siamo partiti tutti insieme in un corteo unico, insieme anche ai lavoratori del comune, ai giovani precari, alcuni studenti universitari e ai comitati delle associazioni ambientali. Tutti insieme abbiamo attraversato la città, anche in uno dei suoi punti nevralgici, che è via Piave, portando le nostre istanze contro la buona scuola, perché domani finiscono le consultazioni di questa riforma di Renzi, e noi la nostra risposta l'abbiamo data oggi, l'abbiamo data nelle piazze, riprendendoci quegli spazi che sono nostri, degli studenti e dei cittadini. Tutti insieme abbiamo finito il corteo qui in via Piave, davanti al laboratorio occupato Loco, che è stato occupato ieri da noi ragazzi del coordinamento e gli altri giovani del collettivo. Abbiamo deciso di finirlo qua perché Loco sarà proprio uno di quei punti in cui metteremo in pratica il riappropriarsi della città e riprendersi gli spazi sociali. Una delle prime iniziative che partirà infatti all'interno di Loco sarà un'aula studio, perché la risposta noi diciamo no, ci opponiamo ai tagli al comune e al commissario Zappalorto, però dall'altra parte ci mettiamo anche in prima persona, ci sporchiamo le mani, ci tiriamo sulle maniche e costruiamo qualcosa. Per Loco noi appunto il laboratorio occupato è qualcosa che si darà nel tempo a mille anime. Oggi gli studenti che hanno fatto il corteo l'hanno attraversato, erano tutti entusiasti. Per noi oggi è stata una grande giornata di mobilitazione, una grande vittoria, ma è solo l'inizio. Il collettivo Loco è neonato e speriamo che abbia lunga vita.